Ben ritrovati con la videorubrica Il graffio di Trisolino sull'opinione. Abbiamo fallito nei confronti della comunità ebraica dei Paesi Bassi durante la Seconda Guerra Mondiale e ieri sera abbiamo fallito ancora. Ha detto così Guglielmo Alessandro, re d'Olanda, nell'esprimere profonda indignazione per quanto avvenuto ad Amsterdam ai danni degli ebrei, all'indomani della notte olandese della caccia all'ebreo del XXI secolo. Il fenomeno che complessivamente ci ritorna nella sua raccapricciante chiarezza è un fenomeno di forte tensione etno-geopolitica, con un preoccupante aumento dell'odio antisemita da un anno a questa parte. Non possiamo permettere che vi siano calci, pugni, inseguimenti verso persone solo in quanto ebree, con il movente di un odio etnico e razziale antisemita che può sconfinare in persecuzioni tragiche. In questo caso la tipologia di persecuzione che nella nostra casa europea può avvenire è una persecuzione non di Stato, ma una persecuzione di branchi popolari che simpatizzano con il fondamentalismo nazi-islamico di Hamas, una mafia internazionale di ronde ad ispirazione etno-geopolitica. Esattamente 4 anni fa, a novembre 2020, ho intervistato per la testata Il Valore Italiano l'anziano giurista e politico francese Alain Terrenoire, presidente dell'Unione Paneuropea Internazionale. Terrenoire nel 1971 è stato autore e relatore della proposta di legge contro il razzismo e l'antisemitismo, adottata all'unanimità dai deputati in Francia. Gli ho posto la seguente domanda. Attualmente, qual è l'importanza della lotta contro il razzismo e l'antisemitismo antioccidentali nella nostra Europa attraversata dal terrorismo che ho definito il nazismo islamico in un mio recente articolo? Ovviamente mi riferivo ad un mio articolo del 2020, senza sapere che più volte sarei tornato su questi temi, soprattutto dopo il tragico pogrom del 7 ottobre 2023 in Israele per mano dei terroristi geopolitici di Hamas. Il paneuropeo Terrenoire mi ha risposto come segue. Nel contesto francese dell'epoca, con le conseguenze postcoloniali e più di un quarto di secolo dopo la fine del genocidio degli ebrei, diversi comportamenti, atti e parole sollevavano di nuovo razzismo e antisemitismo. La legislazione francese non ha risposto a sufficienza. I procedimenti e le sanzioni penali erano rari. Se le vittime potevano tentare di avviare il procedimento individualmente, esse non potevano essere accompagnate e sostenute da associazioni antirazziste all'interno di procedure giudiziarie costose e complicate. Per questo motivo ho preso l'iniziativa di una proposta di legge che ho redatto e relazionato all'Assemblea nazionale. Per rimediare a questo deficit legislativo e per consentire alle associazioni di costituirsi parte civile e di intervenire al fianco delle vittime. La legge vide la luce il 1° luglio 1972. Torniamo al 2024 e tra poco verrà il 2025. Dovremmo pensare ad una nuova strategia e nazionale e sovranazionale dell'Unione Europea, per ridefinire a livello legale e a livello di intelligence la prevenzione e la lotta all'antisemitismo del XXI secolo post 7 ottobre. Il fenomeno dell'odierno antisemitismo etno-geopolitico di alcuni branchi popolari violenti non va sottovalutato. È un fenomeno vecchio, ma con nuovi pericoli, nuovi presupposti e nuove sfumature al passo coi tempi politici globali e al passo coi nuovi mezzi tecnologici. Anche le nostre risposte umaniste e securitarie devono essere al passo coi tempi, secondo la giustizia che promana dai nostri stati civili, uniti nell'equo diritto.